Salve a tutti cari amici e benvenuti nel nono episodio della nostra run di Diablo nei panni del necromante, anzi, pardon, del negromante, sbaglio sempre, di solito in legge direi chiamavo necromanti, quindi ecco qui, abbiamo dei pezzi nuovi di set, abbiamo lo scudo che avevamo droppato dal macellaio, come vi ricordate, la spada selvatica, abbiamo il pet, ovvero la mascotte del macellaio, appunto, sempre regalataci da Cetgatsu, Omar Prazzori, quindi lo salutiamo, lo ringraziamo ancora una volta ufficialmente e lascio sempre in descrizione e a fine video il link per andare e cliccare, per andare e portarvi ovviamente, scusate mi sto incartando, sul suo canale. Entriamo qua. Eccoti qua, consegnato a me come vittima sacrificale. Un dono da Sire Belial. Oppure sta preparando il tuo fallimento. No, lui non mi tradirebbe mai. Abbattetelo! Non in okay. Mai. Perfetto. Liberiamo queste persone. Volevano sacrificarci a Belial. Lupi di ferro, riconquistate la città! Quindi sostanzialmente ci hanno mandato in trappola. Quali fuori non sono i lupi di ferro, sono impostori. Ed ecco qua, infatti, vedete. Ed ecco qui. Dobbiamo parlare col capitano Magda da... è andata dal Carcus. Nome impronunciabile. Sì, abbiamo ricevuto notizie di un terribile massacro da quelle parti. Allora mi metterò in viaggio. Ok, ragazzi. Non manca molto. Perfetto. Non lo posso fare. Ok. Non lo posso fare. Questi sono forti, ragazzi. Anche noi abbiamo alzato le nostre difese e quant'altro. Grazie da dire. Siamo proprio di... La carica non è terminata. Non cessi mai di sorprendermi. Però hai visto? Abbiamo sempre il nostro bel esercito di morti. Posso fare. Altri nemici molto forti, ragazzi. Fortunatamente che attacco. Temo proprio di no. Oh, questo elmo pare molto più forte. No. Abbiamo cambiato col menu rapido. Dunque, proviamo a scendere. Allora. Stiamo costeggendo questa parte di strada, ma... funziona più la runa, ragazzi. Eppure i cadaveri ci sono. Non è possibile. Ah, ecco. Si era buggata per un attimo. Non è possibile.
Allora, non riesco a trovare la strada, come sempre, perché il gioco ci mette davanti tutte tranne qua che ci serve. Non è possibile. Non è possibile, lo dico io, mio caro necromante. Pardon, negromante. Trova il Carlos. Ma non è che stiamo sbagliando totalmente tutto. Aspettate che andiamo a vedere. Però, scusate, il Carlos. Questo punto di trama del gioco. In teoria. Proviamo a tornare su. Però non sto trovando la strada che dobbiamo fare. Probabilmente mi sto solamente perdendo spettacolarmente, eh. Cosa che starò facendo molto probabilmente. Come vedete non stiamo riuscendo a trovare la strada per il Carnus, quindi stiamo girando completamente tutta la mappa. Io mi ricordo che c'era una strada vicina che ci portava dal Carnus. Fortuna che abbiamo un cadavere da usare. Che sia di qua la strada per il Carnus. Ma no ragazzi, si chiude la mappa. Io non so se dobbiamo fare portale per la città a questo punto. O se magari no, dobbiamo andare giù verso il basso. Sicuramente c'è una strada da qualche parte. È che in questa partita, proprio perché la sto clippando, me la sta rendendo più difficile del previsto. Forse di qua si passa per il Carnus, eccola. Cioè, complimenti che ha fatto di tutto per rendermela difficile, eh. Non fa male, 25% in più. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Qui sotto si genera un elite, ecco, è sempre lui. Però c'è sempre questo nemico. Però ci sono altri nemici molto forti che il gioco ce li ha messi qua. Infamando praticamente, infamando. Però anche non è che mi devo lamentare molto perché stiamo giocando in una modalità. La spaccocca c'è quasi sempre, eh. E non ci ha droppato niente di bello. Da lui promana la luce dei serafini. Viene dal spirito. Non lo posso fare. Ok, evochiamo. Gli hanno obbligato a diventare cultisti, però sono sconvolti per quello. No, vabbè, a parte gli scherzi, qui dobbiamo liberare un po' di persone dalle gabbie, come aiutaci! Vedete, non puoi lasciarci qui. C'è anche un sotterraneo, se volete farlo. Noi tiriamo dritto, tanto le persone da liberare ne troviamo abbastanza senza problemi, proprio easy. Ok, c'è qualcuno di molto forte, eh. C'è un nemico di qualità che lancia quei globi di ghiaccio che fanno un male che voi non avete neanche idea. Oltre ai globi fulminanti. Oltre a questi, dobbiamo schivare di continuo, decolare come se non ci fosse un domani.
perché dopo qua a un certo punto ragazzi scoppia e vi fa veramente male. Vedete, gli abitanti in questo tempo. Non è possibile. Ci ha dato un'arma abbastanza inutile, va bene. L'importante è essere passati di là. Altri nemici. Una dei morti, armata di. Poi la guardia. Quante maledizioni poi leverò appena faccio il trofeo, ragazzi, metto un'altra runa di qualche. Come si chiama? Ricarica non è terminata. Poi gli fanno male anche loro, ecco, i nemici lì con la lama nel braccio. Tutti i nemici che incominciate a vedere quando arrivate qua a Caldillon, o nelle zone rimettute. Gli schiavi tormentati, questi sono. Qui c'è un'altra segreta, se volete entrare, noi ormai l'obiettivo secondario di liberare le persone l'abbiamo fatto, nel segreto trovate altre persone da liberare. No. Ok. Non lo posso fare. Allora. Posso fare. Ok, entriamo qua. Il momento della tua morte si avvicina. Non importa. Mentre tu mi davi la caccia, la guardia imperiale di Belial ha catturato la tua piccola strega, Lea. Presto il suo potere sarà del mio padrone. Magda, allora, siamo vicino agli scheletri, quanto più possiamo. Ok, ora facciamo cadaveri perché ci serviranno per fare danno a Magda. Attenzione alle esplosioni. Sono proprio di nuovo. Magda ci fa molto male con le sue skill, ovviamente. Quindi giriamo attorno nell'arena. Abbiamo fatto tutto il servitore rapidamente. Serve più tempo. Devo attendere. State a quelle bombe lì, gli insetti che ci tira contro poi fanno malissimo. Ricarica non è terminata. Ok, Magda è andata, ragazzi. Mi addolora vedere cose simili. Raccogliamo tutto quanto. E torniamo sostanzialmente all'accampamento nascosto, come dice il nostro, come si chiama, suggerimento. Caldeum è ancora in pericolo. Prima di morire, Magda ha rivelato che la perfidia di Belial è più profonda di quanto sospettiamo. Ok ragazzi, ora possiamo parlare con Tyrael. Ho ucciso Magda. Mentre la affrontavo,
Ha affermato che Belial ha usato la Guardia Imperiale per catturare Lea. Allora staranno trattenendo l'imperatore contro la sua volontà. Tremo al pensiero di ciò che Belial potrebbe fare con Lea e il suo crescente potere. La nostra unica possibilità di salvare Lea è sottrarre l'imperatore alla sorveglianza della Guardia Imperiale. Dobbiamo entrare in città. Ashira potrebbe esserci d'aiuto. Come vedete abbiamo altra lore qui. Come hai conosciuto tua moglie? È una lunga storia. Ci siamo conosciuti in una cittadina non lontana da qui, nei sobborghi di Kurasta. Lei era, non ci crederai, era rinchiusa in una gabbia. Tua moglie era una criminale? No. Stavano per mandarla a rogo, come strega. Da queste parti è considerato un crimine, vero? Preferirei non parlarne adesso. Quindi Mira era una strega. Abbiamo dei dialoghi, guardate, abbiamo dei dialoghi anche con il nostro Tyrael. Non ero un mero angelo. Ero l'arcangelo della giustizia. La mia caduta ha ridestato i morti vendicativi uccisi ingiustamente durante il regno di terrore di Diablo. Non c'era nulla che potessi fare. Quando i miei poteri hanno abbandonato il mio corpo, non ne ho più avuto alcun controllo. Caldeum è la più grande città del mondo, sede della capitale dell'impero del Khajistan. Cos'è dicono? Le sue biblioteche traboccano di tomi ancora non decifrati, di conoscenza arcana. Le strade assomigliano alle gallerie di un labirinto. È una città meravigliosa, tanto quanto misteriosa. Non so come facciano questi rifugiati a resistere. Le loro condizioni sono terribili. E praticamente non hanno alcuna speranza. Dove trovano la forza di andare avanti? Nel loro cuore alberga la volontà di sopravvivere. Lo spirito umano non cesserà mai di sorprendermi. Ah, avverto nell'aria la presenza di Belial. Scorgo la sua ombra dietro gli occhi tormentati. Odo la sua voce mentre sussurra menzogne al vento. Non gli serve condurre un'armata in città. È già sua. Ok, allora abbiamo altre lore, ragazzi, da parte dei nostri compagni Lindon e Cormac. Tu e tuo fratello avete scelto strade opposte. In realtà siamo molto diversi. Lui è sempre stato pratico e affidabile. Di una noia assoluta, direi. Mentre tu hai scelto di darti al crimine. Ma che? Alla Gilda dei Ladri io mi ci divertivo soltanto. Non era nulla di serio. E tuo fratello non aveva niente al contrario? Quello sì, è stato un po' serio. Allora, non abbiamo più dialoghi, ma abbiamo dialoghi con Cormac. Ho tradotto uno strano passaggio del diario di Jobber. Molto tempo prima che iniziasse a servire Lagd, aveva trovato una serie di quelle che lui chiama parole chiave, nascosta in un grimorio polveroso. Afferma che nel leggere quelle parole gli affiorarono tormentosi ricordi dal passato e che da allora cominciò a diffidare dell'ordine, anche se non specifica perché. Sono pronto a leggere quelle parole e a rischiare la mia anima, ma voglio che tu comprenda una cosa. So di poter morire in qualsiasi momento, ma quando accadrà non voglio che ci siano dubbi sul fatto che stessi servendo la luce. Più attendi, più il rischio aumenta. Grazie, amico mio. Ma ti prego, rammenta la tua promessa. Allora, che cosa affronteremo? Se scambiamo compagno, vedete che possiamo parlare con Irina. Il profeta aveva previsto tutto. Beh, non mi aspettavo di trovarti in compagnia di un serafino. Tyrael. Ho riconosciuto la sua natura nell'istante stesso in cui l'ho visto. Ma stare in sua presenza mi rende nervosa. È un nostro alleato. Non ce lo meritiamo. Tyrael ha sacrificato tutto per aiutarci. Spero ne sia valsa la pena. Ok, ragazzi, sono finiti i nostri dialoghi. Signore, ho degli articoli nuovi. E quindi possiamo andare a Caldium, al bazar. Ok.
e vediamo cosa accade qua al bazar. Capitano Ravanna, le condizioni qui fuori sono pessime. Bisogna fare qualcosa per aiutare questa gente. Forse in qualche momento potrebbe farvi cambiare idea. Ashira, l'imperatore è in pericolo. Devo parlare con lui. Ho saputo cosa hai fatto all'avamposto di Kasim e ad Alcarnus. Hai la mia gratitudine e avrai il mio aiuto. Capitano Ravan, quest'uomo dispone di informazioni vitali sul massacro alle terre di confine. Dobbiamo subito riferire all'imperatore. Va bene, ma non credo che lo troverete molto ben disposto. Lasciateli passare! Ok, andiamo con Ashira. Andiamo, vi guiderò verso il palazzo. E andiamo a incontrare l'imperatore. Hai fegato a chiedermi udienza? Le mie guardie mi hanno riferito che sei tu il responsabile del massacro dei poveri abitanti del villaggio di Alcarnus. Le guardie hanno mentito. Se sei innocente, allora perché una tua spia si nascondeva nelle mie fogne? Portatela qui! Lasciatemi andare! Io detesto la violenza. Guardie, rimetto la questione nelle vostre mani. Ok, anche queste guardie, ragazzi, sono corrotte. Quindi probabilmente il servizio di Doria era anche... E manco l'imperatore è molto ben disposto, sto ragazzino a can secondo. Lo sapevo che saresti venuto a salvarmi. Sei ottimista. Vattene via di qui, io coprirò la tua fuga. Grazie, ora dobbiamo raggiungere il fondo. Ti spiegherò perché quando saremo arrivati. Non lo posso fare. Ok. Quei demoni ci stanno bloccando la strada. Dobbiamo distruggere il loro costrutto evocatore. Penso che li abbiamo già battuto, Lea. Ok. No. Allora, dobbiamo continuare a fuggire da palazzo, come vedete, dai demoni di Belial. Non lo posso fare. Proprio di no. Ok, riscendiamo. Deve esserci un modo per accedere alle fogne da qui. No. Non è possibile. Da qui si va per le fogne. Ok, entriamo nelle fogne di Faldir. Ed ecco qua. Evviva! Ma la guardia imperiale la tiene prigioniera qua giù da qualche parte. Dobbiamo trovarla. Quindi abbiamo trovato un passaggio, come vedete, per il nostro accampamento nascosto. E poi possiamo proseguire nelle fogne alla ricerca di Adria. Mia madre è viva. In qualche modo ti sapevo. L'ho sempre saputo. Qua sono corpi di cadaveri, come vedete. Abbiamo fatto il 47° livello. Ottimo. Dubito che riusciremo a trovare Adria entro il tempo limite, ragazzi. Noi ci proviamo. Facciamo 2-3 giri delle fogne, ma non credo che avremo facile risoluzione. Quindi.
Io quasi quasi me ne approfitto, vi dirò, per tornarmene all'accampamento nascosto, quindi torno indietro e riprenderò l'episodio dalla prossima parte, dove saremo già davanti ad Adria, al passaggio per la zona successiva. Quindi se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi il solito like che mi aiuta a fare il canale, fa sempre molto piacere. Iscrivetevi al canale per sapere come continua Diablo e quando continuerà anche il nostro secondo canale. Lascio soprattutto in descrizione a video il canale di Omar Prazzoli, quindi che ringraziamo per le mascotte. Prossimo episodio un'altra mascotte che ci ha regalato e andiamo avanti alla ricerca di Adria. Alla prossima, ciao ciao a tutti ragazzi.